50 secondi alla partenza. Negus e Andrea Vivi in posizione per partire sulla barca Comitato. È un bel take it easy, ce lo mettiamo? 15 secondi. Due, uno, partiti. Partenzona dell'Andrea Vivi. Vedo mare lo scleré. Secondi. Quaranta. Trenta. Venti. Secondi, ecco lì, deve risalire e il Poggia, sono tutti là sopra. Qua abbiamo la Charlie, Fede, la Camin qua, meglio qua. Adesso guarda lì che macello che viene fuori, eh. Quando si vede quello, via, andare lontani da lì, via da lì, dal casotto. Partiti. Ecco, annullata. Quando c'è un casino così, via dal casino, ti ho detto. Anna, Poggia e vai via dall'altra parte. Charlie e Cami, andate ormai alla boa, andate verso la boa, via da tutti quei rifiuti qua sopra. Quelli si incasinano, va, andate via. Sto dicendo a qua per dirglielo dopo. Charlie, mancano 25 secondi, devi andartene via da lì, verso la boa. Federico da lì non partirà mai più. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, via. Guarda lì, tutto cazzato quando invece devi poggiare per andartene da lì. Tutta la scotta cazzata, va di traverso, guarda, traverso. Vai di traverso, non al traverso, perché andasse al traverso sarebbe giusto. Vediamo se l'Anna vira subito, che era almeno partita qua in boa.
fino a notte, non c'è nessun limite. E zega, questa scena la devo immortalare. Abbiamo Lanucci che potrebbe girare quarta se non fa cappellate. Sì, Lanucci è addirittura quarta, miracolosamente quarta. Bravissima Anna, fai vedere anche te di che pasta siamo fatti qui all'UVM. E sesto è Federico, grande prestazione all'UVM. Se poi adesso mollasse il Vang, però Federico, porca vacca. Adesso voglio vedere quanto tempo sta nei rifiuti. Mica si toglie? Sta perdendo. Voglio sperare per lui che almeno passi la boa, sennò veramente, ecco. Cioè, nel momento peggiore. Filippo invece niente, la vela non la cazza, c'ha una vela regolata per un'andatura al traverso, in realtà è di bolina. Ma pizzica, mancano 1 minuto e mezzo alla partenza, cosa ci fanno sti tre sempre dietro a tutti quanti? Io veramente non capisco. Lì! Abbiamo detto che la partenza ideale era in boa, visto che bisogna andare a sinistra. Va cazzato dopo la partenza, perché col van cazzato non hai controllo della barca, Federico. Guarda che bel buco, orzaci, non andare a appoggiare a chiudere il buco che ti si è creato. 15 secondi. Si parte e si orza. Guarda che partenza la Benny. Alle cinghie Federico, cinghia! Guarda, lì con la schiena piegata e la barca tutta inclinata. Guarda, secondo la partenza mi deve spiegare Giulia dove va. Già tutti sulla linea. ...30 secondi e la ferma a 50 metri dalla barca comitata. ...13 secondi è ancora là. Partiti. Eccola lì che poggia e non orza. Come si fanno a girare le boe? Va Benny.
guardala lì. No, è lì. 10, 11, 12, passa dodicesima la Camilla. Tredice, quindicesima l'Anna. Allora ragazzi, non potete mai star lì. Oh, via Federico da lì, non state nei rifiuti lì. Lì da, guardate, lì davanti vuoto, il vuoto. Minuto. Niente, si muovono assieme al gruppone, ma dietro. C'è l'Eugenia, la vedo bella decisa. L'imbarca comitato libera, farà partenzone. Federico sempre nei rifiuti di qualcuno, in questo caso del verde. Si è persa un po' via l'Eugenia, ha perso strada, adesso dovrebbe dietro. 25 secondi alla partenza, non puoi stare lì immobile amorfa, da quella situazione si decide qualcosa. Buonissima la posizione della Charlie, ha tutto il mondo a suo momento per partire lanciata e invece si è fatta superare dal frigo. Cambia partita bene. Cinquantacinque secondi. Giulia, devi orzare. Se no scadi, vai sotto vento con la vela tutta lascata e il timone all'appoggio. Per riuscire a stare barca ferma, bisogna avere la direzione della prua come fosse quella di Polina e la vela un pochino più alzata, anche se non prende vento. A Carolina ho detto non partire in mezzo ai race, vai da lontano da loro, è lì in mezzo proprio. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tra l'altro i nostri tre che si danno fastidio uno con l'altro. Uno via. Filippo, orza cazza. Camilla, adesso in questo momento è il momento di fare una grossa strappoggia per metterti interno al gruppo che ti sta raggiungendo dietro. Se non vai adesso, basta, finita. 8 barche perse, ti ha urtato tutto. Hai perso 8 barche, Camilla, con questa tua manovra di urtare invece che appoggiarti sotto vento. Tutte ti passano quelle adesso. Stavo scommettendo qua con Maurizio che di questo gruppone i più e più esterni che sarebbero arrivati alla boa sarebbero stati Camilla e Federico. Le previsioni si stanno sostanzialmente avverando. In questi casi l'ultima ancora in salvezza è quella di fermarsi cazzando tutta la scorta, lasciare che il gruppone si imbruni sulla boa e a parte i primi 2/3 che partono, gli altri sono fermi e voi potete infilare interni. Boa.
invece rimangono sotto vento come dei pistola. Hanno perso ben 9 barche. Allora, da qua si vede, guardate la forma della vela di Roberto e la forma della vela di quello dietro. È una tavola di legno quella di Roberto, perché evidentemente non ha mollato né Cunningham né base per il lato di Roberto. Anche la Charlie, avete questo timore di stare alti? Sempre navighiamo, i nostri sono sempre a navigare lì nei rifiutoni. Richiamo. Federico comincia a scadere, cominciano a passargli tutti sulle orecchie, ma è anovale, bravo, vai avanti. È una situazione difficile, ma se la mantieni è buona. Eugenia è un po' invece là dietro assieme ad Anna, belli incasinati. A questo punto, se dove sono Eugenia e Anna, conviene prendere, partire e andare in moto. Non c'è altra soluzione, perché da lì sotto non entri più in questo bordello. Quindi decisione, ormai ti sei trovata in quel casino, via, partire e andare in boa. E invece ferma lì, Anna partirà ultima. E non hanno la capacità decisionale, in quella situazione aspettano che accada qualcosa, invece tu devi farlo accadere, toglierti, partire, andare. Secondi. Tre, due, uno, via. Camilla è partita bene là sotto. Eugenia ovviamente è rimasta là ingromagnata, non poteva che essere altrimenti, e l'Anna non la vedo più. Eccola qua. Ha girato un po' largo la boa. Lo Stefano è messo subito in coda questo primo gruppone, gira adesso la boa. Questo è un po' il suo vento, che non riesce, non deve cinghiare più di tanto. Allora Camilla, per quanto bravissima essere al terzo posto, sta facendo lo stesso errore di prima nella poppa. Non si è mantenuta sotto vento, dove peraltro già era, quindi non doveva far altro che rimanere di dov'era. E invece si è fatta infilare, e l'altra è l'Anna però. O no? Aspetta, non riesco a vedere, no, non è lei. Bravissima comunque, ma come ben si vede da queste immagini, non mantiene l'interno in boa e rischia di farsi passare. Per fortuna non è un groppone come quello di questa mattina. Adesso è a sandwich tra i due, speriamo che non si perda via presa l'emozione. Dovrebbe già cominciare a cazzare, brava, cazza, brava. Non si può infilare questo,
orzagli, vedi, se poi si fanno fare ste cose da chi non può, non hanno la determinazione, regolamento.